Raga, benvenuti in questo nuovo vlog. Siamo al bar office di Simon. Simon, grazie per l'utilizzo del tuo bar office. E andiamo a fare l'unboxing del nostro nuovo Red Bull Helmet, che parte da una base Leet, che è il nostro nuovo brand di abbigliamento and helmets and protections. Questi no. Novità è che c'è Posh Prava 2. Wow, raga, wow, guardate wow. Quanto è bello, l'avevo visto solo in foto. Bene, il full face sarà per le gare di enduro e per le gare... Ma, ma che ma taglia ha mandato? Ma come? Ma che... Ma no, ma davvero? È uno scherzo? Aspetta, aspetta. Questo è importante. Perché per la pro... Perché... Non vorrei dire, ma... Ma non scherzo? Cioè, se c'è da farglielo rifare, ma come? Se c'è da farglielo rifare, un macello. Un macello. Com'è che si incastra? Allora, questi sono, in teoria, servono per... Facciamo vedere qua. Esatto, uno. Poi, come sono bravo. Due, tac. Da che tocca non va bene. Ma perché magari con questo va bene? Non lo so, speriamo. Tac. Però adesso tocca provarlo a vedere se va. Hey, much better. That is much better. Perfetto. Ora, su questo prato devo aver beccato una compressioncina che mi ha fatto saltare per aria il mio computerino Bosch, che poverino è rimasto da solo per... Ho sentito anche l'altoparlante che dicevano Bergamo alta, c'è un computerino Bosch da ritirare. E consiglio per gli acquisti, vedete qua che c'è una vitina qua sotto? Ecco, mettetela, perché funziona bene, ma con la vitina evitate di rimanere a piedi accesi. Quindi raga, che ve ne pare? Mi piace il caschettino? Secondo me è bello, tra l'altro è anche la mia taglia. La taglia giusta. Non è male il fatto che sia nella mia taglia. E mi piace. Adesso faccio come i grossisti che si stringono la maschera. E basta, abbiamo girato un po' a Bergamo, città alta, High City. E ora ce ne andiamo a casa e vi aspettiamo sempre on any Sunday su Posh Privateer.